Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miei iscritti più di tutti, bentornati su Giove HD Sport. Io sono Giove Sport e questa è la nuova serie, la carriera allenatore su FIFA 14 con lo York City. Scusate se non vi ho fatto vedere la parte iniziale, ma purtroppo non avevo fatto qualche acquisto e qualche altra cosa e poi non sono riuscito a come cazzo si dice? Non ho salvato, in sostanza. Ecco detto. Prima di iniziare, volevo dirvi di passare dal link dal canale del mio grafico. Trovate il link in descrizione. Fa anche lui video su Foot e dovrebbe avere attivo un contest per tutte le console. Non mi ricordo di preciso. Comunque, prima ancora di iniziare, volevo dirvi che in questa carriera userò un bug. Per quanto riguarda un bug, un glitch o come cazzo volete chiamatelo, nel quale si potranno prendere giocatori a parametro zero, però pagando solo lo stipendio. È un bug che c'è stato su questo FIFA. Volevo dirvi ancora un'altra frase di un altro YouTuber che si chiama Tutorial and More, nel quale diceva questa frase che mi ha molto colpito nel suo video del glitch GTA Online, nel quale diceva: io non voglio giocare come il gioco mi impone di giocare, io voglio giocare come il giocatore vuole giocare. Cioè, in parole povere, ognuno sceglie di giocare come vuole giocare. Se uno vuole giocare con i glitch, gioca con i glitch. Se uno si vuole fare il culo e non ottenere nulla, fa come vuole. Un giocatore vuole giocare con i glitch, giocarsi con i glitch. Perché giustamente io personalmente non voglio essere imposto dal gioco a giocare così. Poi soprattutto con uno York City, che è una cosa abbastanza complessa. E dunque, vediamo qualche cosa, giusto qualche cavolata, vabbè, dettagli. La rete del mercato globale non penso che la userò. All'inizio opterò per giocatori svincolati, così li possiamo rivendere e farci qualche soldino. Questo portiere Ekrami sembra alquanto interessante. Vediamo quanto prenderebbe di stipendio. 7.000 di stipendio. Io direi di abbassarlo sui 5.000, anzi, pure sui 2.000. No, dai. Facciamo così, andiamo ad aggiustare i come si chiamano di mercato lì, così aggiustiamo un po'. Vediamo qualche attaccante svincolato. C'è questo Victorino Fernandez, sembra alquanto interessante. Vediamo, contatta per acquistare. Quanto prende di budget? Ah, poco poco, buono. Facciamo così, sì, perfetto. Avanza offerta. Poi ci sarebbe quel portiere lì che mica mi interessava. Quel portiere lì. Anche questo, Catri, è abbastanza vecchiotto, diciamo 28 anni. Diciamo io opto per giocatori che hanno non più di 25 anni di solito, però siccome devo fare, diciamo, compravendita con giocatori nella modalità carriera, mi servono questi che li prendo solo pagandogli lo stipendio e poi li rivendo. Vediamo i portieri svincolati. Il budget 5.000 purtroppo è questo e non si può fare nulla. Vediamo uno giovane. Offerta accettata. Catri. Ottimo, questo dovrebbe essere un buon acquisto, però forse un po' troppo gli ho offerto. Vabbè, dai, accettiamo, dai. Così arriviamo a zero, non abbiamo più nulla e dunque non si può far più il mercato. Dobbiamo solo aspettare che ci arrivi qualche offerta. La vedo difficile. Sembra un buon acquisto questo Catri con 2 H. 66 di overall, dai, ci sta, mi piace. Mi piace proprio, mi piace.
Andiamo ad aumentare il valore tecnico della squadra. Victorino Fernandez ha accettato, però non abbiamo il budget a sufficienza. Quindi spero che arrivi un'offerta. La squadra Manchester United segue Chiellini e Thiago Silva per la difesa alla faccia. È arrivata un'offerta di trasferimento per McDonald's. Ci offrono 60.000, ma io direi di offrire una controfferta di 140.000, che probabilmente potrebbero accettare o potrebbero anche rifiutare, non lo so. Gli è arrivata una controfferta di 120.000, ben 18.000 sopra la soglia stimata massima. Io direi di offrire anche 130.000. Direi di offrire 130.000, sì. Rifanno l'offerta da 120.000, sono proprio rompicoglioni questi con 120.000, dai, optiamo per 125, dai, almeno quei 5.000 in più fanno sempre comodo. Offerta per il trasferimento per McCombe, potrei venderlo. 140, diciamo di optare per 180, facciamo 175, dai. 175.000 come controfferta, direi che ci sta, dai, ci sta, dai. L'offerta per McCombe è stata accettata. Buono, buono, dai. Buono, mi fa piacere che hanno accettato l'offerta. E quindi ora si giocherà la prima amichevole in assoluto con questa carriera con lo York City, che vi dico è gioca nella Power League 2 ed contro il Dinamo Dresden sarà l'amichevole. Aveva mezza stella, quindi sono partito dal basso e cercherò di arrivare a vincere la Champions League, se no con questa, con un'altra squadra, non lo so. Le partite sono da 5 minuti a tempo con la difficoltà a livello campione, quindi voglio mettermi subito alla prova per vedere com'è questa squadra. No, tensione a qua al computer. Vai, esci portiere! Mamma mia, che cacata di tiro che hanno fatto. Attenzione a questo cross pericoloso per la testa. Oh, bella parata del portiere. Dovrebbe essere un 21enne il portiere. C'è lo scatto di Ketri. Ketri ancora. Può andare da solo. Dove tu compagni il tiro? La parata ancora. Ketri! No, poco al lato. Buono questo neoacquisto. È stato ammonito, ma si sta facendo vedere, si sta proponendo in attacco. Vedi Fletcher. Aggancia bene. La dà, Ketri. Ketri, ci arriva! Ketri! Ketri! Cia Ketri, come si chiama? Io lo chiamo Ketri al 76esimo minuto. La infila, finalmente. Bellissimo il passaggio di Fletcher. E la seduta del difensore 1-0 in questa amichevole. E dunque finisce così la prima amichevole con lo York City, un'unica rete con Ketri, neo acquisto. E dunque procediamo con la finestra di mercato, in seguito le altre partite.